I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Late night talking. Oh, buongiorno ragazzi, benvenuti Radio DJ. Oggi sono in studio, lo dico per quelli che hanno sentito la puntata di ieri, che l'ho dovuta iniziare al telefono per dover dare un segnale forte, un segnale forte. A me piacciono tanto queste parole, no? Bisogna dare un segnale forte al paese. Tutte queste frasi che si rivedono, un aiuto al mezzogiorno, ai giovani e gli anziani, Ma sarà un bluff o allora ragazzi, volevo dire che i poteri forti tra l'altro ve ne siete accorti tutti. Cosa? No, voglio dire, anche quest'anno Nobel alla letteratura. No, neanche, non ero neanche nella cinquina. Ma com'è possibile? Beh, quella roba lì, che siccome uno viene da Brescia, lavora a Radio DJ, viene subito sminuito. Dici che è quello? Se è io, quello, fossi, quello, se quello, io fossi nato a Cracovia e avessi zoppicche, fossi zoppo. No, e, non lo so, e avessi perso un occhio e da bambino mi frusta, allora premia Gogo. La felicità non viene premiata. Mi ricordo che avevano fatto anche un programma su Rai 3, che era un reality che insegnavano a scrivere. No, insegnavano. Cioè, insegnavano. Arrivavi già bello. Arrivavi che formato, tu ognuno scriveva, diciamo. Con Massimo Coppola. Sì. Come si chiamava, ragazzi? Ogni tanto tiriamo fuori dei. Io comprai anche il libro del vincitore, tanto era entrata nella. Madonna, che ridere quella. E lì era tutto. E lì la frase era: per essere. Masterpiece, dice la Stellina. Guarda che brava. Masterpiece si chiamava. Sì. Per essere uno scrittore devi soffrire, perché se non hai sofferto non puoi scrivere i libri. Questo Rai 3, era il tema. Ovviamente. Ovviamente Rai 3, certo, dove soffrono tutti. Se non soffri, non se non stai male, se vai lì sei felice, sei di Italia 1, capito? Vabbè. Mettiamo la sigla, ragazzi. Mi sento un po' polemici stamattina. Davvero? Poi ci dicono un po'. No. Questo è zoppo. Ah, sono nato a Cracovia e ho scritto questo romanzo. Felicità! Che è successo? Che è successo? Dudicio! Un'emozione che non sai descrivere. Viene va. Felicità, eccola qua. E vedi chi va. Un'emozione che non sai descrivere. Vieni va. Ehi, Savini a te, perché ci sta sul volto tuo. Ciao stronzo. Grazie. Felicità. No, non sono polemico, ma ho dimenticato la borraccia e mi rompe un po' i maroni, mannaggia. Ma l'acqua è acqua, eh. Sì, però siccome io bevo durante il programma, bevo almeno un litro d'acqua, con quei bicchierini lì, ogni canzone devo andare a riempire, cioè, capito? Poi inquinare così. No, quello lì è un bicchierino, vabbè, sono sempre più sottili ormai i bicchieri di carta, quello lì si scioglie. Questo domani come i sacchetti del supermercato, questi qua nuovi, giustamente, noi siamo favorevoli, anzi io a volte mi porto addirittura quello da casa, però certo. Quando mi manca quello dello sport, io gli paghi uso per lo sporco. Certo. No? E allora quando vedo che mi mancano quelli lì, prendo quello di carta per la carta, quello di plastica, se no adesso c'ho proprio la borsa, quella lì da 1,50 € con su il peperoncino, le pesche, non lo so. Quella lì, se ci metti dentro una cosa del freezer che è bagnata, devi correre veloce a casa, perché si scioglie mentre vai a casa. Ragazzi, poteri forti. Un ascoltatore mi manda una foto che sono sulla Gazzetta, sul secondo gol del Milan. No. Poi ti domandi perché non vinci il Nobel. Guarda, non l'avresti dato il Nobel alla letteratura per uno. Guarda, detto il Vena. Con quella vena che detto ti il Vena. Io l'avrei dato. Tra l'altro, ripeto, io come Bob Dylan non andrei, manderei voi due a ricevere il premio. Sì, sì, andrei Maurizio col tuo libro di poesia. Sì, sì. E mandiamo anche l'ascoltatrice che dal pubblico dice. Dice che sono tutti così, gli svedesi, tutti così. Esatto. E lei a un certo punto si alza e dice: come va il libro delle poesie? Sta vendendo? Oddio mio, oggi ragazzi avevamo detto ieri. Oggi ragazzi avevamo detto ieri. No, io sono fuso oggi. Perché hai fatto delle mani?
Perché sono fuso, non vedi che sono fuso? Cioè, perché mai, mai richiamato così? No, così, tipo dai, ripigliati Fabio, forza, forza. No, sono rincoglionito oggi. Ieri abbiamo detto che vi avremmo dato i compiti, cioè di non arrivare oggi impreparati, che non so come il professore che lo fa all'ultimo. Quando siete un po' giù, tipo adesso, lo so che tanti di voi adesso sono un po' giù, hanno un po' di problemi, poi tra l'altro ti posso dire, i problemi reali non ne parla nessuno e quindi è un disastro, no? È una cosa che quando mi capita di accendere la televisione o di leggere il giornale, tu giri e dici, ok, qui i problemi che hanno le persone, che non ci sono, l'unica cosa di cui si parla è sempre i problemi dei soldi, tutto economia. Ci sono dei genitori, cioè, figli anoressici, depressi, che si vogliono suicidare, una separazione che non riescono a fare, cioè le cose veramente pesanti. Niente, siamo usciti dal Covid, dalle cose così, è devastato una generazione. Oh, ci fosse un programma che dice, ok, vogliamo parlare dei giovani, no, facciamoli cantare, facciamoli ballare, facciamogli fare le ricette, cioè come se proprio non succede niente. Detto questo, oggi sono così. Ragazzi, le cose zanzare, che nemmeno no, perché manca, perché sono lì, perché io se potessi bocca mia, fatti capanna, che fatti capanna. Poi se ti vuoi fare capanna, bocca mia, fatti capanna, bocca mia, no, quella no, è pancia mia, pancia mia, fatti capanna, bocca mia, sta è così. Bocca mia, fatti capanna, non mi fa così che si deve morsicare la mano così, cioè le famiglie con dentro dei problemi veri che non si può parlare neanche con i nonni, di zii, perché hai vergogna, perché pensi di essere solo tu. Ma vogliamo aprire quei cassetti lì? Io sono andato questo mese là nell'Amazzonia, era solo gente devastata e tu sei lì che parli tutto il giorno con gente che ha delle cose reali, uh-huh, e cerchi, magari uno non riesce a risolvere il suo problema, ma uno riesce a risolvere il tuo e tu riesci a risolvere l'altro, no? Tra l'altro ieri era la giornata della salute mentale, no? Mamma mia, una roba. Quindi, quando sono andato lì alla Lilt del, uh-huh, e mi dico, ma perché tu sei uomo, perché sei il testimone della campagna contro il tumore al seno? Ma dobbiamo smettere di pensare che il problema di un altro è di un altro, cioè un problema è un problema, è di tutti. Se tu puoi intervenire e aiutarlo, non è che siccome non è tuo non lo fai, no? Si chiama responsabilità, non cioè arrabbiare, però abile, sai, a rispondere. C'è un problema, posso risolverlo questo problema? Sì, hai piantato le piante in Amazzonia, allora qui, ma che cazzo vuol dire? Ma è geografico l'amore, ma come può essere? C'è un problema là, mi hanno chiesto, mi puoi aiutare? Posso aiutare? Sì, aiuto. Non è che dico, no, però devi essere almeno dalla zona di Brescia, sennò io a te non ti posso aiutare. Ma tu sei arrabbiato oggi, ti sento. Devo entrare in galleria, ciao. No, era per lanciare il tema. Ah, giusto. Dove andate quando siete un po' così nervosi, così, per stare bene? Per esempio io a Roma vado lì a Campo dei Fiori, mi faccio la focaccia con la mortadella. Ah, e quella roba lì già mi mette a posto. Certo. Oppure mi ascolto una canzone, mi guardo un film, chiamo un amico per ridere, mi faccio una passeggiata in un bosco. Cioè, cosa fate voi quando avete bisogno un attimo di dire... Circostanziati però, sì. Quale film, quale bosco, quale amico? Esatto, e non ci dite i bambini, abbiamo deciso ieri che non ci dovete dire, io con i miei figli, non ci avete rotto i coglioni. Basta guardarmi, riflettermi negli occhi del mio figlio. No. Bambino che dorme. Basta! voi persone, non voi nel ruolo di genitore, cosa fate? Perché a volte basta aprire la finestra, vedere una ragazza che passa e ci si innamora da lontano, uh-huh, e uno rientra, prende carta e penna e scrive questa canzone bellissima dei Gypsy King. Che immaginavo io. Soldi. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. I Gypsy King danno la felicità. Di chi è? È arrivata una borraccia, qualcuno, grazie Stellì, guarda, stai arrivato. Ma l'hai sciacquata? Con l'acqua bollente. Ah, ok, ma di dove l'hai trovata? Non chiedere. Che reparto? Chi è che ci ha bevuto la pira? Chi ci ha bevuto DJ Angelo? È nuova. Ah, è nuova, ok. Allora, dobbiamo dire, per esempio, no? Le cose che le persone fanno, così magari uno non lo fa, dice, sai che magari quella roba lì. Devo dire la passeggiata la nella natura. Perché la passeggiata nella natura è dove si sta meglio, perché è lì che dobbiamo stare, è lì che dovremmo stare. Purtroppo noi niente, siamo nati qui. Adesso bisogna guardare il terreno per le castagne. Vedete? Ah, già che Maurizio c'è la fissa delle castagne, ragazzi, stamattina. Maurizio è venuto, chi mi ha detto, ma tu la sai la differenza fra le castagne e i maroni? Io ho detto, i maroni sono quelli che si ingrossano durante la settimana, no? Comunque, okay. Dopo le carpe, no, cos'era, la pesca? Sì, la pesca, dopo quello, le carpe. Dopo i funghi. Bello. I funghi, esatto. C'era... Adesso c'è la castagna. Perfetto. Devo sapere la differenza tra i maroni e le castagne. Dai, vai. Prendiamo una qualche castagna. Ok.
intanto si nota subito una certa differenza di colore. Okay. Vedete, il marrone si chiama marrone biondo, la castagna è più scura. Poi se voi notate ci sono delle altre differenze. Il culo del marrone è un pochino più squadrato, capito. La castagna è un pochino più tondeggiante. Secondo te Viola, perché ha preso questo audio? Perché? Io ci ho capito una sola cosa. Certo, il culo del marrone è un pochino più squadrato. Sempre sul culo va. Allora, molte passeggiate, molti, io mi prendo una birretta, me ne vado in riva al mare, io me ne vado nelle vigne. Abbiamo quello bello che stamattina era un po' nervosetto, però Viola non è pronta, ma lo troviamo per la pubblicità. Sì, però no, se che vuoi provo. A farci un giro. Tanto male. Poi adesso i Gypsy King, però pezzetto di Ciobicio Bar, ce lo fai sentire. Sì, Ciobicio Bar. Okay. Il Ciobar non è la crema al cioccolato. Esatto. Mattina avevo le balle girate, andato a farmi una passeggiata nel bosco. E in mezzo anche un po' ai vigneti, le terre del Prosecco, qui a Conegliano. E adesso sto alla grande e si va. Questo messaggio, se tu adesso vai di là, che c'è Francesco Quarna al computer, Francesco Quarna ha una lacrima che gli scende dall'occhio. Vorrebbe essere lì. Ha sentito un uomo che era tra le vigne del Prosecco. Lui è là così. Ma Pierro. E sta facendo la playlist della radio di DJ Angelo. E così. Ok, allora ragazzi. Io vi posso dire una cosa. È qua, eccolo qua. Francesco, puoi mettere le cuffie che ti vogliamo far sentire un'altra? Aspetta. Te lo facciamo risentire? Vieni qua. Senti, rimettiglielo, ce l'hai. Ma non c'è furia, stai calmo. Senti. Vabbè, va, no. Dai, il ciobar. Ma ci sta che l'abbia chiuso, sai. Vai. Per stare. No, niente. Ma è quello del Prosecco. Che sì. No, ma quest'anno dobbiamo sistemare la cosa dei messaggi. No, perché io una volta mandato in play lo tolgo. Ah, bravo. Quindi non c'è. Vabbè, comunque c'è uno stamattina che è andato nelle cose del Prosecco. Che hai fatto noi tu siamo stamattina? Qua. No, io sono qua, però ho bevuto il caffè con Enzino e quindi sono contento lo stesso, dai. Bisogna accontentarsi, va bene, che bello, poi la mattina presto, non c'è nessuno. Con la bruma. Magari c'è anche un po' di, esatto, di quella bruma. Adesso che è finita la vendemmia sono rimasti dei grappolini piccolini appesi che si chiamano i grappoli di San Martino, perché di solito si raccoglievano all'11 di novembre, capito? E questi sono belli dolci. Sono dolci perché sono un po' più maturi rispetto agli altri. Che meraviglia. E pilucchi dei grappoli di San Martino. Ah, che bella passeggiata. Pilucchi. Allora, io una cosa che faccio quando voglio star bene, vi ho fatto sentire l'intermezzo della Cavalleria Rusticana, che quando l'ho messo poi. Vi faccio sentire questo pezzettino che si metteva al volo del mattino all'inizio, che è Rachmaninoff, che è rapsodia su un tema di Paganini. Quando entrano gli archi, ok? Cioè i violini, le viole, così. No, vi prego di sentire, alzate il volume, pensate a una cosa che vi piace. Un luogo, una persona, senti. Sentono la necessità di un luogo dove andare, dove ogni forma e ogni spazio ha una funzione precisa. Un posto, insomma, dove si è in armonia e si sente di partecipare alla vita più che in ogni altro. A volte, presi come si è da oggetti e cose, accessori o inutili, non ci si rende conto dell'importanza di questo porto, che non si deve identificare come una base di arrivo o di sosta, ma di vita.
Potrebbe essere anche no un appartamento lussuoso, o una baracca, o anche una casetta, o un condominio, una villa, con attorno le cose di tutti. Una strada, un albero, una via tumultuosa, un pezzo o uno slargo di cielo, o muri di altre case, o montagne, campagna, fiume, mare. Se uno di questi è il tuo posto, te lo porti dentro anche quando non credi. Anzi, quando non credi di vederlo e ne sei lontano, ecco che improvvisamente ti riappare preciso nella memoria, con ogni particolare, con particolari che pensavi d'aver mai visto. E dove ti trovi ti guardi attorno come per cercare quel tuo posto che ti manca e senti che lì non è. Ti domandi allora, perché sono venuto qui? Perché ho cercato di evadere se cerco quello che ho lasciato? Questo è il podcast del Volo del Mattino. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Riderà, riderà, riderà. Ha pianto troppo insieme a me. Scusate, scusa. Il cuore matto così? Il cuore matto. Che mica che tiro, senti? Il cuore matto che ti segue ancora. C'è. E giorno e notte pensa solo a te. Non la so, per quello fa che non riesco a fargli mai capire. Pum, 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 pum. Che tu vuoi bene a un altro e non a me. Tre, vai qua. Tre, vai. Cinque. Cuore matto, matto da legare. Che crede ancora che tu pensi a me. Hey, hey. Non è convinto che sei andata via. Che m'hai lasciato e non ritornerai. Ma dove lo trovate? Stavo dicendo, no? Girate pure su altre stazioni, anzi rimanete anche su Radio DJ, cioè rimanete qua. Dove trovate un programma che passa da i Gypsy King, Rachmanino, tra l'altro una rapsodia sul tema di Paganini, che non ripete, ma no, noi l'abbiamo messa lo stesso due volte, che noi delle regole non ce ne frega niente. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto che Paganini non si ripete? Poi abbiamo messo Mario Rigoni Sterna. Mario Rigoni Sterna alle 9:20 su una radio, diciamo, pop. E Little Tony e le castagne, e le castagne, il culo, il culo del marrone è un pochino più squadrato. Radio DJ è anche in podcast on demand, dove vuoi, quando vuoi. Allora, per rimettermi in bolla, passeggio per la zona vieja de Santiago canticchiando dentro di me Beautiful That Way di Noah, che è la vita specifico. È bella. Specifico. Oh, molto specifico, uh-huh. Ma scusami, Santiago, Santiago de Compostela o Santiago, Santiago del Cile? Non lo so, o Santiago il figlio di Belen. Non si chiama Santiago? Si chiama Santiago. Vabbè, io ho dei messaggi, Abbiamo, sì, vai. Fabio è matto, matto da legare. Fabio matto, matto su DJ. Pam, pam. La sigla fatta, Sigla aspetta, fatta. Aspetta. Fabio, io ti do un consiglio. Mi sembra che negli ultimi giorni tu stia sbragando un po' troppo. Sì. Cioè che Linus nel breve periodo ti darà una bella pettinata. La pettinata, aspetta, ciao. Aspetta. Che è del formaggio. Ciao Fabio, sono Linus. Per favore, a mezzogiorno vieni un attimo nel mio ufficio. E due. E due, ragazzi, ma no. Una bella grattata te ne dà. Vedi che te do una grattata, le riacche del formai, signore e signori. Alex Bellini! Ciao! Buongiorno Fabio, ciao Viola, Maurizio. Buongiorno! Buongiorno! Oggi ti abbiamo chiamato sul cellulare, quindi non sei a casa, sei in giro? Sei sono a Roma, oggi. Ma dai, penso che ho appena incontrato Andrea e Michele che vanno a Roma, e io questa sera vengo a Roma. Ma allora se ti va ci beviamo qualcosa assieme, perché sarò di ritorno, mi fermo qua fino a domani, se ne hai voglia. Ma hai già fatto le tue cose? Ne faccio una oggi e una domani. Ok, ok. Criptici così? Sì, no, non glielo chiedo, magari una cagatona, penso... ne faccio una oggi, una dopo. Che sei dal Papa, no? Sono a cena dal Papa. Esatto. Ci ho quasi creduto. Guarda che si va, io sono stato una volta, lì sono buonissimi gli strozzapreti. Ah, Alex Bellini, non ti vogliamo disturbare. Intanto
volevo dirti, qua molti ascoltatori, quando tu vieni in onda, dopo ci mandano messaggi di sono felicissimi che fai parte del nostro team. Che bello. Che hanno letto già dei tuoi libri, ma tu stai spingendo su libri nuovi, perché tra l'altro qua c'è anche Book City fra poco a Milano. Di cosa parla il tuo ultimo libro? Ma il mio ultimo libro si intitola Viaggio a Oblivia ed è un libro in cui come un investigatore vado alla ricerca delle ragioni psicologiche, quindi dei pregiudizi psicologici che non ci permettono di essere o di dar seguito alla consapevolezza ambientale. Quindi la domanda di fondo di questo libro è: la consapevolezza ambientale cresce sempre di più, ma allora perché continuiamo a fare le cose sbagliate? No, che cosa si frappone tra la disponibilità e l'abitudine, il nuovo comportamento? No, quando parli tu io non parlo, non avevo capito che è arrivato alla fine. Comunque, comunque quando esce? Uscirà il 9 novembre, ma ne parleremo magari in modo, ne parleremo. Sì, sì, sì. Io forse a novembre vengo sospeso una settimana perché ultimamente sto sbragando. Ascoltami Alec Melini. Sì. Tu, al di là dei tuoi viaggi, delle tue cose, che stai via dei mesi, fai le traversate, sì, così, però ci saranno anche delle cose piccole che tu fai quando vuoi il tuo momento di felicità, no? Sai, la capsulina del giorno, non so, ti fai un caffè, una passeggiata. Cosa fai tu? No, guarda, io fatico a cercare esempi di cose che faccio quando voglio stare bene, quando sono felice, perché per lo più cerco di stare bene sempre e nella stragrande maggioranza dei casi ci riesco, a prescindere da ciò che faccio. Ricollegandomi un pochettino però a quanto si diceva la settimana scorsa su Itaca, se me lo permetti Fabio, in Itaca si diceva che il discorso conclusivo era che il viaggio è la meta, no? E il mio percorso di vita quotidiano vive proprio seguendo questo principio qui dello stare bene, che è la meta di vita ideale, ma che è anche la mia condizione quotidiana. Non so se è abbastanza chiaro come pensiero. Beh, quindi più che cercare esempi, se mi dai il permesso, mi piacerebbe condividere con voi che cosa favorisce, quindi la condizione che favorisce per me lo stare bene. Ok, aspetta un secondo che ne parlo con i miei colleghi. Glielo diamo il permesso di raccontare, ragazzi, cosa per alzata di mano. No, beh, perché comunque, Maurizio non ha alzato la mano. Comunque dai, scherzo. Vai Alex, dici. Quindi io al primo posto metterei sicuramente il silenzio. Aha. Che mi aiuta a tu ne sai qualcosa, Fabio, no? Che il silenzio aiuta a trovare spazio mentale, che poi è lo spazio mentale utile per sciogliere quei nodi che si possono anche creare nella quotidianità. Sai che stamattina alle 6 stavo meditando, stamattina diciamo dalle 6:20 alle 7 meditavo, così a un certo punto è arrivato un uccellino lì, io sto vicino al balcone, che pensavo che non fosse neanche più stagione, perché poi non è che me ne intendo. Era una roba, ti giuro, c'era ancora quella. Quello di Del Piero? Quello l'uliveto. Ero lì in questo silenzio assoluto, capito? Poi io ho la candela, gli occhi così, e c'era questo uccellino, una meraviglia incredibile, ti giuro. Poi tu fai il silenzio, poi cosa fai? No, il silenzio, che per me è un modo per sciogliere i nodi. I nodi sono una forma di ancoraggio, no? Lo sa bene l'alpinista, lo sa bene chi va per mare, ma da tanti nodi poi si forma un groviglio, e quando c'è il groviglio poi è difficile far fluire bene le cose. E poi il silenzio è anche l'anticamera di un concetto che tu dovresti conoscere bene, perché si chiama ifutisu, ed è un termine che non ha un equivalente immagino, no? Da come hai risposto, fai, insomma, mangi di ifutisu tutti i giorni. Esatto, no? Esatto. Però è un termine lo puoi spiegare? Scusa Alex, io lo so, abbiamo detto che lo so, per cui non è utile che lo spiego, perché lo so, cioè. Ma lo puoi spiegare a quegli ignoranti che non lo sanno, che non sono come noi? No, l'ifutisu è un termine che non ha un equivalente nel dizionario italiano. Ifutisu è molto diffuso tra i popoli dell'Amazzonia. È il principio caratterizzato dall'assenza totale di aggressività. Quindi da spazio all'ospitalità, all'accoglienza, alla generosità. Quindi il silenzio come anticamera di uno stato mentale
accoglienza, di accoglienza, no? Di accoglienza. Fabio, ne sai qualcosa di questo futismo? Beh, del futismo no, ma dell'accoglienza sì, è la svolta. Accogliere è la svolta della vita. Sì, sì, riuscire a accogliere invece che cercare di trasformare le cose e farle come le vogliamo noi, no? Uh-huh. Cioè tuo marito, tua moglie, il lavoro, la città, tu vuoi che diventino come vuoi. Invece accogliere le cose per ciò che sono, uh-huh, poi loro cambiano in automatico quando tu le hai accolte senza giudizio, che non è facile ovviamente. Assenza totale di aggressività. Aggressività, il futizzo. Io tranne allo stadio che mi riesce un esatto, po', il futizzo lo lascio fuori. Poi... ha visto anche lui. No, che tutto a posto. Ti esce la vena, Fabio. Lì esce il futtismo, che è vabbè. Che figuraccia. Senti Alex, grazie mille, la settimana prossima ho già la domanda, ma che adesso dobbiamo chiudere, ho già la domanda per la settimana prossima, tu dormi tranquillo che ho già fatto io il lavoro, tanto tu sai tutto. Il futismo. Grazie Alex. Ciao. Posso fare la solita domanda al Bellini? Da che cosa stai scappando? Il volo del mattino è anche in podcast on demand, dove vuoi, quando vuoi. Ho ancora le zanzare in camera da letto qua a Milano, anche mio figlio ieri il piede messo una mano, e poi siamo andati al Carrefour e c'erano i panettoni, ragazzi. Ma il mondo è contrario. Allora, o le zanzare durano di più o i panettoni maturano prima. Comunque questo sono maturati io. Cioè ieri a un certo punto sudavo, uh-huh, e a un certo punto avevo freddo, non si capisce più niente. Il mondo è impazzito, diciamocelo. Sentiamo un po' di messaggi. Le bellissime, no? Che poi servono per le conversazioni, con un bicchiere di Chablis e cose del genere. Non è vero, ma nessuno sta bene, dai. Per me l'importante è il viaggio fa parte del. Ma non è la meditazione, il silenzio. Ma uno appena ci sta il silenzio, ci vengono i pensieri, le cose, oh mio Dio, che cosa succederà? La guerra, la rava, la fava. Ma non è vero, ci raccontiamo che stiamo bene perché abbiamo imparato, vorrei condividere, ma non è vero. Questo è un comico dalla RAI, questo è tutto. Davvero? Questo è un comico che andrebbe bene dalla RAI, ma non è vero. Radio 2. O anche Radio RAI, tu secondo me devi chiamare quelli di Radio RAI e farti assumere. C'è già il tormentone, ma non è vero. Io, vieni in Romagna che te lo diamo noi, non... l'ifutismo, va là, piadine sangiovese. Quanto mi piace il Noi siamo i futisti e non è lo vero. Sappiamo. Però è vero, l'accoglienza lì è l'accoglienza. Io tra San Giovese, a me piace anche molto il Lambrusco, bello freddo che mi schioppetta, che l'amante del vino dice no, e invece bello, li hanno tirati su bene anche i Lambruschi adesso. Cioè, quando... E c'è la mancanza di aggressività, perché io non conosco tanto. No, lì c'è tutto. I romagnoli. Lì c'è tutto, lì ci sono le macchine, i motori, la sessualità, c'è tutte le energie lì. Quindi mi sa che il nipotismo. No, va bene. Che non sia aggressivo. Basta che non sei aggressiva. C'è un altro messaggio, credo, okay. Non mi ricordo. Sì, ciao a tutti, zona Treviso per cortesia, sto cercando una galleria, è urgente, grazie, aiutatemi, ciao. Galleria. Il futtizio. Beh sì, devo dire che quando ho abitato lì nel villaggio, cerco di non smaronarvi troppo questa storia, ma potrei parlarvene per un anno all'infinito, ho visto cose. Ma noi le vogliamo sapere. Quando ho abitato in quel villaggio, era privo di aggressività. No, ma ce lo siamo detti tutti. Sai, proprio tutti gentili. Non ti dava l'idea che uno parlava male di una. Tutti, una piccola comunità dove ognuno si sveglia e fa una cosa che deve fare. Senza. Era una roba. Che avuto sembrate quando. Poi tu arrivi qui e sbravi. Con la mia nonna, quei mondi lì delle nonne. C'erano le castagne lì. Sai cosa? Che non le so distinguere perché ci sono dei nomi. Tipo... Tra marrone e castagna. Uh-huh. Cos'è? Il culo del marrone è un pochino più squadrato. Prendetelo voi e conficci. Radio DJ, la trovi anche in podcast.